any recognized by the hall with little fame. Recognition came subsequent to the game. First is forever, so we'll never be another. Royalty, peace, and love, the King Brothers. Once upon a time, a plumber came with two kids in Ohio, and they did their thing. Gridiron fire, trying to tell them why these kings got a story to bring. Either you can or can't, cannot do it, it's not an option. In an OH10, next up can, get an energy in a lamp of Cleveland. 3-4 kid, wanna see him again? Let him grow to a hell of fame. Sounds like a win. Charles and Anthony as children, grown up with Charlie and Tony as veterans. 3D triple threat, false movies and music. You're not seen yet. These real Ohio players, talent, two brothers, strong brothers, sister and mother. We're down with the Kings. 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 Eccoci con Reda. Poi dovrebbe raggiungerci anche Lanti. Se lo vediamo, insomma. E intanto io voglio chiedere, poi intanto se qualcuno vuole fare delle domande, diciamo una conversazione così, non una cosa. Insomma, se c'è qualcosa che vi ha colpito, qualcosa che non vi ha convinto, perché è un marocchino che racconta, marocchino, insomma, del Marocco, voglio dire, non come si dice in italiano, un marocchino sembra un insulto, non so da quale punto di vista, ma è un marocchino, maroccano, in dialetto. Un giorno ero alla COP, c'era una signora che era con la cassiera, e stava lì e chiacchierava, che io gli ho detto, cioè che avevo, insomma, dovevo andare via, e ho detto, un marocchino della Madonna. Così, quindi un marocchino che racconta la storia di un americano, una storia tra l'altro che non era stata mai raccontata, e la cui importanza si è capita dopo questo film. E volevo da te sapere, cioè, qual è stata la molla? Io ti ho lasciato, quando ci siamo lasciati l'ultima volta, eri un musicista della Gnawa Fawdawiya con Puglisi, tra l'altro che ritroviamo anche la colonna sonora del film, e poi il film, insomma, questo film, questo bellissimo film, come nasce? Come, raccontaci un po' questo mistero. Beh, intanto ciao e grazie della vostra presenza, grazie a te Taha, soprattutto a Laura, a Federica, a tutti per l'invito, e mi fa molto piacere, insomma, sentire questo calore. Il film è nato con, appunto, cioè, tipo dicembre 2008 ci sono i Public Enemy a Bologna, un gruppo grosso, anche un po' old school, però che non ho mai visto, nel senso che quando avevo forse 17 anni appunto a Casablanca e mi piaceva musica spinta, non solo loro, anche altri gruppi magari più estremi, di metal, tutte le cose che erano estreme, che erano fuori dal folklore, dalla tradizione, eccetera. Qui avevo la cassetta da piccolo e il sound mi sembrava bellissimo, anche perché molto potente, le parole, i testi, Fight the Power e via. Per cui, cioè, era l'occasione di vedere dal vivo e soprattutto a quel momento collaboravo con questa radio e scrivevo per questa rivista che abbiamo appunto in Marocco, che è legata a un festival indipendente che si chiama Boulevard Festival, insomma una rivista di musica urbana, di creazione urbana, eccetera, con Nash Magazine, esatto. E qui era anche l'occasione, cogliere l'occasione di fare l'intervista oltre al concerto e puntare l'intervista con quell'atmosfera, quel clima che era nel
fine 2008 di questa cosa di wow, arriva un presidente nero, Obama, yes we can, tutto questo fascino di questo momento, no? Di I'm black and I'm proud, forse qualcosa di, cioè, basta con l'era di Bush e Berlusconi, tutto questo, forse qualcosa di, E poi soprattutto vedere queste gente che magari vedevo da giovane, da adolescente, come, sai, quando sei piccolo e vedi la prima volta la grafica o senti per la prima volta un sound nuovo che ti fa proprio all'immaginario, ti apre l'immaginario, vedere, magari confrontarlo 15 anni, 20 anni dopo, alla luce di questa situazione dei neri, loro diritti, se qualcosa cambiasse, credano veramente che questa cosa porterà cambiamento, il presidente nuovo, eccetera. E allora era un concerto, era una situazione di concerto dove sono andato a parlare, a cercare il contatto di Chuck D, che non conoscevo, che ho iniziato a attivare dei contatti di amici, bla bla bla, per trovare il management, che mi hanno dato la mail di il suo chef security. Così scopro che nel management di un gruppo non ci sono solo i musicisti, i tecnici, le tesoriere, la cosa, c'è anche il capo sicurezza, e poi hanno il S1W che sono i ballerini che fanno quelle danze paramilitari ispirate dai Black Panther. Insomma, un team, tutto un gruppo. C'è questo signore, Faka, mi danno la mail per scriverli, sapere quando arrivano a Bologna, eccetera. Intanto io ho fatto un tic sul nome Farrakhan, perché sulla sua mail, però Farrakhan lo avevo già sentito, nel senso, appunto, che mi dicevano i Public Enemy avevano questa cosa che poi li ha lanciati all'inizio, poi li hanno anche spinti l'industria della musica, i problemi che hanno avuto con le case discografiche, anche con MTV, che dall'inizio era riguardo certe scelte, certe accuse, non so, appunto, c'è. L'ombra dei Nation of Islam è sempre fatto parte dei Public Enemy, come lo era con altri gruppi detti conscious. Sta di fatto che la persona si è comportata in modo molto professionista, mi ha rimandato la mail, arriviamo in albergo, questo, allora tot, faremo questo, lo schedule, cioè il programma per cui sono presentato, e abbiamo iniziato a parlare prima con questo, con Malik, aspettando che Chuck D abbia un momento per parlarmi. Alla fine ho capito che il pomeriggio non ce la faremo mai, perché loro arrivano dal tour, hanno poco tempo, devono andare a fare i soundcheck, eccetera. Per cui ho detto, senti, te la do l'intervista, però dopo il concerto. Ho detto, va bene, mi sono goduto il concerto, ne ho approfittato un pochino per fare delle riprese. E avevo il privilegio di aver simpatizzato subito con Malik, perché alla fine è un bonaccione, un signore molto carino, molto alla mano, subito, cioè, vieni, dai, ci prendi da bere, sì, dai, fai entrare gli amici, così. E niente, intanto mi raccontava le sue storie, cioè alla quale non ci credevo a metà, perché sai, la persona ti dice, ho fatto cinema, ho fatto questo, tu dici, sì, vabbè, sto aspettando l'intervista di Chuck D, che cioè, me la dà, tipo, dopo il concerto, torniamo in albergo, doccia, eccetera, alle 3 del mattino ho avuto la mia intervista, chiusa l'intervista, mandata il foglio, eccetera, rimane ovviamente il souvenir, cioè il ricordo dell'incontro con Malik, col quale ho approfittato anche per fare registrare così a vuoto, però poi mi ha passato un biglietto da visita suo. Sul biglietto da visita era molto particolare, perché era quell'immagine che vediamo First African American, lui e il fratello. Da un lato c'è lui e il fratello nel 65-67 con la maglietta del Buffalo Bills, tutti e due, e dall'altro loro nel 2008, la stessa, cioè tipo. E poi questa cosa mi ha ricordato poi anche il fatto che Tony King, c'è due nomi, Tony King, actor, Tony King, Malik Farrakhan, quindi ho iniziato a riflettere su questa cosa, cioè qualche giorno dopo, anche per dire se, cioè nel senso, magari è bullshit come dicono loro. E poi sul discorso di Farrakhan, la Nation of Islam, il discorso del Malcolm X, per cui diritti civili, e capire se quel discorso che era così forte negli anni 60, eccetera, che ha ispirato, era anche in legame con i movimenti postcoloniali, di resistenza al colonialismo, in Nord Africa si sa un sacco il legame che c'erano, soprattutto in Algeria, questo
specie di renaissance, non solo politica ma anche culturale, che si creava anche tramite il Mediterraneo. E a me mi incuriosiva moltissimo quel discorso, volevo sapere se aveva ancora una valenza, se erano questi cinquantenni che stanno ancora magari fedeli alla linea, però già con un'energia incredibile, 3 ore di show sul palco a sudare e tutto, se quel loro discorso in un scenario anche culturale completamente cambiato da quegli anni, se aveva ancora una valenza. Io insomma, volevo sapere se la storia reggeva. Ho visto che i dati che mi aveva raccontato erano veri, aveva fatto fatto un sacco di film, anche vissuto in Italia, ha vissuto in altri paesi, insomma un sacco di cose solo nei film. E poi è vero quella cosa dello sport, che poi ho capito che non è stato raccontato, ho avuto l'opportunità di scriverci, iniziare a cercare e convincere gente che mi accompagna in questa avventura. Le ho mandato un copione, una pagina, ho detto ti va se faccio, mi ha detto ah bella, bocca al lupo, nel senso, sì. Un anno dopo, forse meno, ho iniziato a ho viaggiato e andato a trovarlo. Sì. Sei andato a trovarlo, però... Cioè, io ho scoperto che invece è un film fatto da te, scritto da te, filmato da te, quasi montato da te. No, quasi. Diciamo. Però fatto proprio con un budget ristrettissimo, nel senso che è fatto... Invece il risultato è notevole, insomma, avete visto. Non sembra che ci sia uno che è lì con... la telecamera a spalla, adesso la telecamera a spalla è un modo di dire perché ci sono le telecamere digitali, comunque a spalla, però ci sono dei piani, avevi una troupe con te che ti aiutava, oppure no, raccontaci questa cosa. Sì. Allora, il passaggio successivo è stato quello di presentare il soggetto con il Rush, quelli che avevo girato, ma ovviamente senza intenzione del concerto, dell'intervista, per presentarli al Bando Cinema Sud-Est, nella Cineteca di Bologna, e io ho beccato questa persona che era interessata, che aveva un appoggio appunto a Los Angeles, dove abita lui, a imbarcarsi in questa avventura. Che vuol dire? Che ci possiamo pagare i biglietti di aerei, che già hai tolto un sacco di casini, e l'affitto del telecamera. Per cui questo è il 2009, ho girato con 2 telecamere. E dopo questo primo footage, diciamo, sei riuscito a fare una specie di trailer per dare corpo al progetto, e è venuto fuori il discorso del... confrontarlo con delle produzioni, e su questo siamo arrivati praticamente, diciamo, la migliore offerta è stata grazie a un festival, siamo un festival noto in Canada di documentari, che è Hot Dogs Festival, con delle produzioni interessate, tipo in particolare un canale di sport che si chiama ESPN, vabbè, famosissimo, e loro erano ovviamente interessati alla storia dei fratelli King, perché nel mondo del NFL, il loro campo, fare quella storia, quel format, però nel trattamento, cioè la sceneggiatura del documentario, ovviamente il taglio ci concentrava esclusivamente sulla carriera sportiva da questo punto di vista, essendo poi l'Ohio dove sono nati lì e dove c'è questa istituzione del Hall of Fame, dal quale... Vabbè, una cosa molto americana, dal quale neanche io capisco benissimo cos'è, cioè per questa curiosità, andiamo a questo Hall of Fame a vedere cos'è, cioè perché alla fine è una fissa molto cioè fa parte di questa cultura di competizione, di apparire, sta di fatto che non eravamo d'accordo sul copione, sul trattamento del soggetto, perché a me mi interessava appunto dal mio punto di vista, da comunque nordafricano, se vuoi... di cultura musulmana, però così, che sono curioso anche di vedere quei nodi loro, cioè questo fa la canchie, perché questo è, cosa si può
portare al nostro cammino di diritti civili in questa parte del mondo, in questo contesto qua. Per cui, insomma, questa cosa non poteva essere consigliabile. Ora, o fare un format bene preciso, sicuramente fatto tecnicamente con delle eccellenze e coperto, o fare il do it yourself. Vabbè, no, questo è importante, il discorso del lavoro, la strategia di anche... ho dovuto ritrovare un'altra squadra per poter andare avanti, perché la persona con la quale ho iniziato, ovviamente lei andava in quella prima direzione, era di fare quello, anche perché c'è un discorso di esclusività sul soggetto, non è che puoi fare un format, intascarti i soldi e poi fare la stessa storia come ti pare a te. Questo non l'accettano. Questo poi vuol dire anche tante limitazioni, perché se fai un film dove parli degli anni 40, 50, 60, vuol dire dei diritti d'autore sull'immagine, sugli archivi, che sono importantissimi, per cui ho dovuto fare una rielaborazione dell'approccio proprio al soggetto, di andare a cercare certo tipo di materiale, a sapere come gestirlo, studiare tutte queste cose e trovare delle alternative per poter farlo, nel senso spendere magari più tempo sulla ricerca prima di fare qualsiasi passo, trovare dei momenti giusti, finché, vabbè, ho fatto un altro lavoro che magari era commissionato e così, per appunto investire e tornare a quel punto da solo, tutta la parte dell'Ohio, che alla fine abbiamo New York, Los Angeles, Tennessee, Manchester, e tutta la parte della famiglia, della nascita, e dove si chiude il film con il Hall of Fame, che si trova in Ohio. Era importantissimo chiudere la narrazione con il punto di partenza, che è la terra d'infanzia, questo cavolo di Ohio. Tra l'altro buffo, perché vicino all'Alliance, Ohio, dove siamo, c'è il paesino che si chiama Ravenna, proprio a 60 km, è bellissimo. Non sono mai riuscito a prenderlo bene con la macchina, sempre andando di fretta, perché ovviamente andavo per 5-6 giorni, una settimana, non potevo permettermi di andare, di stare 6 mesi, dare del tempo a vivere la quotidianità, che era quello importante per me, capire questa persona, la sua mamma, la sua sorella, la loro cucina, le loro cose. Mi interessava vederlo solo nella tournée, negli alberghi, tra Parigi e qua e là. E è stata questa sfida per dire che le cose si possano fare, le storie parallele si possano raccontare, non solo le storie mainstream, anche la metà delle quinte e così, e che anche per poco, per la solidarietà comunque che c'è stata sia da parte di loro, il gruppo come famiglia, lui eccetera, proprio gente che mi ha ospitato, che protetto, tutto quanto, e poi la gente di qua, di Bologna, di Russi, qua c'è Andrea Scaldovi di Duna Studio, tutta una famiglia artistica a Bologna attorno che mi ha dato una mano sia nel montaggio, nel studio di Andervilla, in particolare Gatto, che è stato il montatore, che è un bresciano che ha dovuto montare le slang americano, per cui ti diverti moltissimo, ci divertivamo molto. E poi la musica che ha fatto appunto Fabrizio Pulisi, col quale abbiamo un progetto musicale, e che lui è docente di jazz, e oltre a una persona interessantissima che lavora da un sacco di anni sulle musiche africane, musiche culti di possessione, la black music, che c'è appunto, c'è questo legame tra musiche che hanno un background di schiavitù, di sofferenze, per cui la narrazione non è un detto, e soprattutto questa relazione che poi è diventata la black music e tutto quello che ha dato alla nostra cultura, non solo occidentale ma mondiale. Questo è indegnabile, questo era da raccontare pure con la traccia audio, rendere onore a questa tradizione immensa che poi ha dato il hip hop, eccetera, dire anche che c'è una filologia, che l'hip hop viene dal funk, che viene dal soul, che viene dal jazz, che viene dal blues, che viene dal negro spiritual, che viene dall'Africa, che viene dallo spazio. Mi è piaciuta questa, c'era una parola francese che è entrata clandestinamente nell'italiano, indegnabile. Innegabile, no? Sarebbe
stata bellissima parola clandestina. Appunto, a proposito della musica, poi così magari anche l'Anfi avrà delle domande sulla musica, poteva essere una scelta molto facile, ad esempio, fare tutta una colonna sonora con i Public Enemy, e invece, anche perché poi tu prima citavi Fight the Power, dove sì, che è stato nel film Fai la cosa giusta, e poi dove sparano contro tutti, contro Elvis Presley, che è uno stronzo di cui non mi è fregato un cazzo, John Wayne, quello nazista, e quindi era anche, poteva assecondare anche alcune narrazioni. Invece c'è stata questa scelta bellissima, tra l'altro, ma anche strana, di raccontare in realtà la storia della musica di questi 60 anni con una scansione temporale proprio fino alla fine, che si chiude con un personaggio. Esatto. E lui vive quegli anni lì. Io ti faccio questa domanda e poi magari anche se. Allora, ne ho mille di domande da farti. Non posso fartele tutte. Intanto Ravenna non è solo che era lì vicino, poi Scardovi è un po', no? Duna, che chi conosce il Cisim lo conosce bene, io ero lì oggi, sono stato lì tutt'oggi a mixare dei brani. E Duna è un po' l'inventore dell'hip hop a Ravenna, diciamo, è stato il primo pazzo a fare hip hop a Ravenna, da solo, praticamente da solo. Lui e Greg, che era questo tipo di russi romagnoli, infatti facevano ridere insieme, lui era romagnolissimo, invece Duna è romagnolissimo, però... mezzo eritreo. E invece, per dire, la scelta in realtà è molto di questo territorio, perché comunque, non so, trovo dei legami, no? Perché comunque la vita di King in effetti si muove sotto aspetti temporali che la musica un po' ripercorre, no? Un certo tipo di funk, di jazz. E infatti la cosa che secondo me lo lega poi alla cultura hip hop sono proprio i Public Enemy, ma solo loro. Che i Public Enemy, per chi non li conosce, dato che vedo che non siamo proprio tutti rapper, i Public Enemy sono un gruppo importantissimo perché si può dire che sono i primi ad avere quel tipo di successo con dei testi così consci, così politici e così schierati politicamente, perché prima il primo hip hop registrato era il party. Bisognava fare festa, fondamentalmente. Era un tentativo anche di slegarsi dal concetto di gang che ai fine 70 un po' stava uccidendo proprio, cioè si sparavano i guerrieri della notte, no? E è un film che poi viene preso da quello che succedeva veramente. E quindi all'inizio era tutta questa cosa, no? Tutte quelle robe che bisognava stare bene, tirare sulle mani, andare in discoteca, le palle che giravano. E invece i Public Enemy sono potentissimi, tanto è vero che poi in Italia forse le prime cose rap interessanti che vengono passate sono proprio i Public Enemy, perché iniziamo a capirli anche noi, no? Con questa cosa un po' politica. E perché io non capivo il legame, no? Tra King e i Public Enemy. E poi invece quando racconta un po' della Nation of Islam e dopo il percorso mi è stato chiaro, anche perché poi lui da sportivo, attore, poi con la musica in realtà sicuramente ne ha ascoltato tanta, e lui invece del rap, che questa è una cosa che mi interessa molto, ti è capitato di chiacchierare un po' del rap? Sì. E per quello mi interessa molto sapere il suo... No, è una bellissima domanda. Allora, lui ci dirà, io di rap non capisco niente. E ci dirai che io l'ho fatto solo perché erano loro, l'avrei fatto, mi ha detto, visto che c'è cioè, Farrakhan, che le hanno cioè solo loro, che le hanno dato, prendi cura di loro, ha detto, era solo perché erano loro, e me l'hanno detto, al massimo sarebbe per un IC, tipo una cosa così. Ah, okay. Però, tipo, ma fino ad ora lui dice, io non mi intendo, lui ascolta... James Brown, Michael Jackson, OG, Temptation, queste robe qua, davvero, cioè, capito? Però di rap, di hip hop, non,
non è proprio il suo campo, capito? No. Cioè, beh, cioè i figli, le cose, un'altra generazione, lui sta nella generazione quella appunto di James Brown e compagnia. Perché? Scusate, un dialogo anche. No, perché cioè, questa cosa, perché forse i Public Enemy, no? Mi viene da dire... No, è chiaro, è l'ultima forse espressione effettiva del mondo che ha vissuto lui. Lui quando raccontava, no, che diceva, io ero molto fiero quel giorno quando ero andato allo stadio con il predicatore, no? Era tutto... Ero molto fiero di essere nero quel giorno, no? Che diceva che batteva anche le gambe, no? E forse l'ultimo vero orgoglio, perché poi già è Ice-T, no? Il gangsta rap, cioè già una cosa americanissima, che lui ha dentro al sangue, però comunque ancora con delle radici... Perché comunque lui già parla come un attore, no? Quando dice quanti denti hai perso, eh? Quando fa quelle cose lì, è proprio già molto un attore. Però c'è ancora un legame, cioè lui non è, non so come dire, non sembra americano per come parla, non sembra completamente americano. C'è la competizione, sì appunto. E loro forse sono l'ultimo, infatti sono dei cinquantenni, sono l'ultima espressione di quel mondo lì, no? Non esiste più niente né nel rap né negli altri generi, e non so, cioè sono un po' dei dinosauri, no? Fuori da questa... Io quando l'ho visti a Bologna nel 2008 era un po' forse l'ultima volta che li vedo. Vabbè, è un gruppo importante, molto caratteriale, che ha avuto, come dicevi, suoi alti, bassi, eccetera. E tra l'altro subito, cioè mentre facevo il film, loro hanno avuto questa premiazione che è Rock and Roll Hall of Fame, sì, sì, che è una cosa molto importante. In Stati Uniti sempre in questi Hall of Fame c'è quello del rock and roll, c'è quello del NFL, c'è quello del basket. Vabbè, quello rock and roll comunque è una roba seria, cioè nel senso comunque sei con... cioè sono considerati da Rolling Stones Magazine tipo, cioè già intanto tra i 100 gruppi storici. E intanto le hanno dato questo privilegio, Rock and Roll Hall of Fame, non Hip Hop Hall of Fame, perché comunque hanno un sound, loro sono stati i primi a suonare con Anthrax, che è un gruppo di thrash metal. E vabbè, per dire ufficialmente, e anche lì nella cerimonia hanno voluto, le hanno suggerito che Spike Lee gli dà l'introduzione alla cerimonia del Hall of Fame, io sentivo le quinte. Loro non gli bastava Spike Lee, perché comunque è uno della loro età, eccetera, e volevano Harry Belafonte, che è la persona che ha aperto il film qua. Grande attore, cantante, il primo che ha fatto tipo, possiamo chiamarlo, il Calypso, versione World in quegli anni, attore nella lotta dei diritti civili, ci ha messo la faccia, ha camminato insieme a tanti attori, attivisti durante quegli anni, per cui per loro volevano questa persona, e appunto è stata quella per Harry Belafonte che li ha introdotti al Hall of Fame. D'altronde sono un esempio buono nel questo business dei hip hop, nel senso che hanno tenuto un po' fede a un certo discorso che hanno fatto, hanno una scelta estetica di un certo tipo. Non spingono sul discorso, diciamo, facile. Non vedrai mai il cliché dei ragazzi, la piscina, la coca, le armi, eccetera, perché appunto c'è un discorso molto sulla famiglia, stare fuori. Tra l'altro sono tutti quasi salutisti, a parte, vabbè, Flavor Flav, quello con l'orologio, il clown, un po' Dark Side, così sono tutti, nessuno fuma, nessuno beve, sono tutti su questo discorso dell'igiene. E poi lavorare in famiglia, lavorare insieme, un gruppo, se bisogna. Questo tra l'altro non è una cosa da poco, nel mondo del lavoro in generale, no? Poi loro sono comunque una società particolare. Lavorare in gruppo, perché dove tu hai un cachet lo puoi dividere per un risultato migliore, va sempre bene, piuttosto che un'industria, per esempio, dello spettacolo, che sempre spinge sull'individualità, sulla star, sulla figura, del culto della personalità, per cui adesso c'è il DJ, l'MC, buona, finita. Al limite appunto il manager che magari va a recuperare i soldi, ma loro, cioè, sono, non so, si muovono in 16, 18, tra musicisti,
ballerini, quello del merchandising, eccetera. Per cui creare anche lavoro un po' a tutti, e anche lui si trova alla fine, ma me, cioè, fa tenerezza anche quando lo dice Chuck D. Steele, nel senso, cioè, comunque una persona vecchia adesso, però guarda, questo discorso è molto importante, perché comunque è una società rovinata, nel senso, cioè, disastrata da un punto di vista, vabbè, almeno europeo come lo viviamo, ma anche, posso dire, anche nordafricano, perché la miseria si vede in tutto il mondo, però ci sono a volte, spesso nelle cosmopoli, cioè nelle metropoli, dove si vede la miseria e la povertà ancora più becera. Per cui il sistema, per esempio, della sicurezza che non c'è, il discorso delle armi che è legalizzato, i gay, cioè i gang, eccetera, non sono solo nei videoclip, sono in realtà, se ti devi curare, se non hai assicurazione, eccetera, per cui... Comunque c'è un sistema, soprattutto nelle comunità afroamericane, il prison industrial complex, per cui ci sono pochissime scuole, college, né ghetti che si costruiscono, e molto più prigione, che appunto droga, armi, e la gente va in prigione, però sono prigione private, i tuoi genitori o la tua devi pagare per te, altrimenti tutto un sistema così un po' che è molto violento, che in realtà è quello un pochino la mia... La spinta ulteriore per buttarmi oltre mare a raccontare, cioè un po' a rivedere un pochino questa realtà con questi occhi qua. E appunto, cioè, una persona anziana adesso, comunque lui sta andando sul 70, così sta a fare decine e decine di date di tournée mondiale. Che per uno, cioè per noi, magari se non sei dentro questo mondo qua, per te è bello, no? Fai la tournée, uè, figo, cosa hai visto? Sono stato qua. Ma in realtà è un mestiere cioè, terribile, lo sa solo che c'è dentro, cioè le star stesse, lo sai se non hai un'igiene, tipo, no? Cioè perché il mito della band che fa, cioè è un lavoro molto molto stancante e sono i bisogni dei... Cioè anche di lavorare proprio, no? Oltre a che show must go on. E questo, sì, questo ci ho pensato vedendo la realtà della gente, cioè proprio nel quartiere tipo Leimhardt Park, dove vediamo quel Juneteenth, che il 19 giugno fanno la celebrazione della fine della schiavitù, questo trattato, eccetera. Lo fanno in certi punti, là lo fanno nel sud di Los Angeles, che è proprio quella parte, South LA, cioè proprio la senti, che LA essendo grande quanto l'Emilia Romagna, cioè South LA è quel posto dove sono, e dove hanno ammazzato Big G, no? Dove è famoso per le rivolte degli anni 90, le rivolte degli anni 70. È stato un posto molto importante culturalmente, cioè era un po' la Harlem della Los Angeles, però è stato sempre un posto problematico, per cui anche il murales dei Black Panther che film erano attivi lì veramente, ma adesso le cose sono cambiate e ci sei veramente, la vita è dura, nel senso che la polizia non entra, passa solo con gli elicotteri o viene solo a fare dei blitz. I gang sono una realtà molto presente, per cui certe ore non puoi girare da solo così, e quello poi è un'altra curiosità di questi Nation of Islam, che io non ho fatto una prefazione, qualcosa per dire appoggio o non appoggio, questo discorso è un po', no, da prendere tra virgolette, perché è legato a un contesto, a una storia, a una società. Però lì hanno un ruolo dove la polizia non fa il suo lavoro, lo Stato lascia tutto così, loro fanno questa, fanno una mediazione sociale tra le gang, eccetera. Anche in episodi riguardo, insomma, sono anche quelli che avevano, Michael Jackson aveva le guardie del corpo, sempre della neve, piuttosto che Tupac, piuttosto che... Hanno una cosa, una realtà molto legata, anche se si può sembrare eccessiva riguardo certi discorsi femministi piuttosto che altro che si possano capire. La cosa, poi adesso cioè, sto parlando della cosa della Nation of Islam in particolare, perché è anche un punto che mi interessava, e questo personaggio che è ancora vivo, tra l'altro, questo Louis Farrakhan, ha fatto una marcia su Washington nel 95, l'hanno rifatta, il Million Man March si chiama, cioè un sacco di gente,
per chiedere giustizia, per chiedere a questa America white supremacist, no? Che più giustizia è cosa che le ha spinti a cercare una certa autonomia a un certo momento. E appunto lui dice, io ho scelto appositamente di fare dei passaggi magari suoi nel discorso anche che sembrano scioccanti magari nelle nostre orecchie adesso. Il fatto è che appunto loro dicono, sostengono questo discorso: noi la schiavitù non siamo mai stati risarciti, e questa nostra schiavitù di 300-400 anni non può essere risarcita come, cioè, per esempio con i soldi, perché ai soldi, se le dai al negro, si compra la Cadillac, un sacco di alcol e via. Non ha neanche capito. Per cui il discorso dell'educazione, loro dicono che la schiavitù ci ha impedito di essere degli esseri umani per più di 300 anni. L'uomo bianco, quando ci ha portato come mano d'opera, ci ha impedito questa cosa per renderci come gli animali, proprio leggere e scrivere. Quindi un privilegio che hanno iniziato a avere negli anni 30, 40, 50, così, che è esploso negli anni 60, e ovviamente perché portava una carica di, no? Tantissime sofferenze, tantissime secole di non detto. Per questo adesso, per esempio, negli Stati Uniti cosa succede? A febbraio hanno deciso gli americani che febbraio è dedicato, è il mese nero, dedicato al Black History Month, si chiama Black History Month, è il mese dove si celebra la cultura nera, per cui si parla di tutti i gran personaggi della cultura, più o meno, eccetera, però ovviamente loro dicono, vabbè, in modo molto molto ironico, appunto, dice: intanto ci hanno dato il mese più corto dell'anno. No, a parte questo, nel senso di, sì, sono degli eventi culturali, sai, un po' come la fiera, però è vero, perché è una popolazione, che un sacco di loro in prigione, un sacco, avete sentito tutte le cose, Black Lives Matter, questa campagna quest'anno e prima, che veramente c'è un disastro. Queste sono figure proprio belle, Public Enemy, che dice, guarda, è comunque un discorso che regge, no? Cioè, lo senti, lo ascolti, usi la testa, ti dà degli elementi storici, non è una cosa scurrile, o anche se a volte si usa un linguaggio violento appositamente. E niente, non so se ti ho risposto. Questo ha un sacco di domande. Infatti il film stride con quello che noi adesso siamo abituati a vedere, questi filmati di YouTube, no? O di Facebook, dove c'è Ferguson, insomma, tutte le violenze che sono sui veri. Invece qui tu ci presenti un film tranquillo, cioè dove c'è più un'occasione di successo che un altro. Non è che nascondi la realtà, no? Cioè, nel senso però che racconti un'altra America e altri neri e un'altra, perché comunque si chiude il film con: abbiamo combattuto quel razzismo, combattiamo anche questo. Sì. E si riferiva a questa attesa di essere ammesso alla Hall of Fame, per dire. E quindi è tutto quello che c'è dietro, in realtà. E quindi il film, però, è un film che racconta una vita, mentre noi adesso siamo bombardati da filmati, ecco, quel nero, quel poliziotto che picchia il nero che con la pistola non si sa se è giocattolo o vera, che comunque c'è un'ambiguità, no? Su questi neri. Alla fine, poi, di tutti questi video di filmati così col telefonino, si esce, come noi siamo adesso nella società dell'informazione, diciamo, della troppa informazione, che in realtà è la disinformazione, e ne esci dicendo: beh, se succede tutta questa cosa qui è perché forse è perché sono violenti. Sì, è vero che sono violenti i poliziotti, però, ma forse sotto sotto è perché c'è, invece nel film si racconta un'altra storia, ovviamente è un'altra cosa. E no, dicevo, hai risposto, insomma, a queste domande hai già risposto, in realtà. Ma hai trovato poi quel filo del, insomma, di quella lotta,
poi Black Panther, gli anni 70, no? Quello che era da noi, perché lui parlava prima del Nord Africa, no? Perché bisogna pensare, Frantz Fanon, la guerra d'Algeria, Frantz Fanon, i Black Panthers che hanno l'Algeria nel 67, rompe le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti e dà la rappresentanza diplomatica ai Black Panthers, quindi una scelta incredibile, no? Io da bambino li vedevo, cioè ero ragazzino ma li vedevo i Black Panthers, uno era sposato con Miriam Makeba, si vedevano per le strade di Algeri e c'era la loro sede non molto lontano da dove abitavo io, quindi andavamo a vedere tutti questi... tu che sei di una generazione dopo, quindi magari anche poi il Marocco è diverso perché c'è una... No, però c'è un'altra storia, la storia di Baham Salfati, il Partito Comunista, che ha sofferto tantissimo sotto Ben Barka, eccetera, quindi che è comunque legato. Poi i marocchini hanno anche l'Atlantico e di fronte l'America. Vabbè, il Marocco e gli Stati Uniti è una storia particolare, anche perché praticamente il reame del Marocco è stato il primo a riconoscere la Repubblica Americana statunitense nel 1777, che ha preso la sua indipendenza, si è staccata dall'Inghilterra e aveva bisogno di riconoscimento ufficiale, e il sultano del Marocco è stato il primo a dire ok, vi riconosciamo, alla faccia degli inglesi con i quali avevamo le guerre in Atlantico eccetera, e voi nel Mediterraneo, no? E questo è il quadro. Per cui c'è sempre stata questa relazione, ovviamente nella Seconda Guerra Mondiale, lo sbarco che si è fatto sulle coste anche atlantiche, e da lì le basi sono partite con gli alleati americani, i francesi e i GUM, tirailleurs senegalais, e tutta la storia che poi è passata di qua, eccetera, eccetera. Per cui... Quello tra l'altro è stata la prima volta dove gli africani, che erano ex schiavi, cresciuti tra i campi, eccetera, negli Stati Uniti, poi dopo che danno la loro, vanno a sostenere il paese indipendente dall'Inghilterra, a diventare una nuova nazione, tornano a combattere per gli Stati Uniti nel loro nome contro tutti, venendo anche tornando in Africa per la prima volta. La seconda. Ah, è vero. Però è stato questo incontro, diciamo, in questi anni di ricerca di indipendenze post seconda guerra mondiale, che è molto interessante, perché è lì dove c'è un'elite e ci sono i primi leader africani in generale che appunto che vogliono cercare un altro modello che non è quel modello calcato di quella democrazia o di quella libertà, quei diritti dell'uomo che si è venduto, insomma, sono stati promessi a venduti o comunque promessi dopo la seconda guerra mondiale, e la coscienza della forza di sé, nel senso che anche rompere quel mito dell'uomo bianco invincibile che lo era fino a lì, durante tutto il periodo coloniale. E non è solo militarmente questo impatto, io parlavo di un impatto culturale, antropologico, che ha servito un immaginario anche poi futurista alla fine, perché alla fine partendo da elementi dell'immaginario africano, con tutto quel passaggio che mancava alla loro memoria durante quegli anni di schiavitù, che sono tantissimi, si è riuscito in quegli anni poi a imporre a tutto l'Occidente, a tutti i colori, una forma d'arte di avanguardia, che è stata quella che hanno portato i Duke Ellington, Thelonious Monk, Ernest Coleman, più tardi Miles Davis, Coltrane, Jimi Hendrix, che hanno quella matrice, quell'immaginario là, che poi è la rivincita simbolica, perché è l'unico campo dove devi stare umile riguardo l'uomo nero, e non solo l'uso dell'uomo nero come fisico, come diceva Malcolm X, come schiavo, cioè nel campo o schiavo di casa,
cioè che adesso nelle corporation del basket, del football americano, comunque un uso sempre del corpo, o anche nell'entertainment, nel mondo del cinema, sempre un uso del corpo. È un po' da, questa idea delle corporations e le plantations, perciò diventa un mondo di corp plantations, dove è tutto questo business va insieme. Per cui le voci che cercano una cosa magari parallela, autentica, originale, sono, ci sono, sono tanti che quelli che seguono, tipo uno come Farrakhan, ci sono un sacco di gente, come ci sono, poi in Stati Uniti la religione è una cosa proprio ovunque, cioè, questi sono così, ma ci sono miliardi di chiese di tutti i generi, veramente, sì, anche questa è la cosa americana molto buffa, perché cioè, bisogna inventare tutto, no? Essendo una cultura anche giovane, alla fine il palazzo più vecchio quanto vuoi che abbia 200 anni, 300 anni, nel senso. Per cui anche questa ricerca delle nuove religioni, nuove fonti di stile, nuove, cioè anche ricreare un'identità a partire di spezzoni diversi. Certo. E su quello poi vengono delle cose anche molto, a volte molto strane, no? Poteva essere il kitsch, come potevano delle cose, come poteva essere il visionario, no? Quando pensi a dei gruppi anche come Sun Ra, Orchestra, piuttosto che dopo quello che è diventato Funkadelic, George Clinton Parliament e tutte quelle cose che magari erano, potevano sembrare da un lato strano, ma da un altro lato sono avanti proprio. E grazie a questi passaggi che siamo adesso a una cultura purtroppo anche molto sul campo almeno dell'hip hop molto molto egoista, consumista, eccetera. Ah sì, perché un po' siamo arrivati al punto che si diceva una volta, no? Invece il rapper più forte al mondo viene considerato Eminem, che è bianco, quindi siamo totalmente al melting pot, al contrario, no? E anche un po' gli strumenti dell'hip hop, se vuoi, anche sono un po' tra virgolette, cioè l'hip hop arriva con una tradizione, tu riparavi giustamente, l'hip hop ha questa cosa del ready made, no? Del riprendere il vecchio e tagliuzzarlo, però con strumenti tra virgolette bianchi, cioè il campionatore, la dance, cioè l'elettronica se vuoi, no? Gli strumenti dell'elettronica, quindi adesso l'hip hop è così anche quello che arriva a noi, poi perché come sai ce n'è. È così anche perché ha una grossa matrice, secondo me, di influenza bianca. La parola che hai detto sulle corporation era bellissima. Corp plantation. Sì, che c'è questa cosa dello sfruttamento commerciale di quella che è una funzione fondamentalmente di stare in cerchio, no? Ma lo stesso disco in sé era chiudere. Per chi ha vissuto l'hip hop è una cosa che c'è nel momento in cui la fai, non c'è tutto il resto, no? Che ci viene propinato. C'è lo stesso, non so, quando vedi i film, lo stesso Snoop Dogg o quelli che sono la gente che ti piaceva rappare. Dopo cioè, è venuto tutto, la matrice gangsta è dovuta diventare il faro su cui si fondava la loro carriera, perché era la parte che vendeva, no? E quindi forse sì, ecco, la cosa che un po' mi ha un po' di amaro in bocca in questo film, almeno a me che conosco bene il mondo, è che appunto c'è questa cosa un po' anche della cultura bianca che si impossessa anche di lui, no? Tra virgolette, comunque vuole essere riconosciuto l'Hall of Fame, questa cultura competitiva molto, in realtà molto americana, del lato che ci piace di meno. Comunque a un certo punto perde il contatto, secondo me, con la realtà. Anche lui, che è molto, come dice Tar, sembra un tranquillone, un vecchio romagnolo, però comunque vuole essere riconosciuto, va nelle scuole a dire fate quello che volete, parla come un attore, ha fatto l'attore, no? E comunque questa cosa che si impossessa anche di cose, anche gli stessi Public Enemy, ne potremmo parlare, però magari non stiamo qua per due. No, non so se qualcuno vuol fare una domanda, cioè se avete la realtà è qui. Pronto a rispondere? C'è Hind che vuole la domanda dopo. Altrimenti possiamo anche chiudere. Cioè non vogliamo insomma
Se vuoi aggiungere qualcosa, che non è poi solo cultura bianca, ma è ormai la cultura di tutti. Ah, sì, forse sì. No, vabbè, cioè, alla fine io vorrei dire, raccontare, cioè chiudere magari quella storia bellissima, è un film che è fatto da tanta gente e sono tantissime storie, sono molto orgoglioso di aver, insomma, uno lavorato con la gente, appunto, dei ragazzi dello studio qua a Ravenna, piuttosto che i ragazzi a Bologna, piuttosto che la gente a New York, a Atlanta, che ha partecipato, tipo Chuck D stesso ha messo un pezzo ai sottotitoli di coda, la distribuzione l'abbiamo fatta con loro. Il fatto che sono queste realtà piccole, medie, con realtà grande, tra virgolette, ma insomma creare questi ponti è importantissimo. Nessuno ha chiesto il camper di 10 metri. No, però la domanda, poi ho fatto un po' apposta, visto la fatica, a chiamarlo così, a fare un titolo così lungo, non è la cosa la più consigliabile alla fine, però mi sembrava, volevo far rendere la cosa, perché sono la metafora delle strade, i cammini della vita, e poi anche il concetto del fame, della fama, per cui alla fine, giustamente, c'è qualcosa che non quadra, a volere cos'è la fama, e magari quando ci arrivi poi ti rendi conto che ti fa bene o ti fa male, magari non ce l'hai però sei in fissa poi la fama, no, se ti prendi, e anche questo discorso qua mi interessava, per cui niente, poi cioè, sono episodi, un po' il bonus del film, sono cose che sono create, tipo cioè, queste persone sempre legate alla gente che mi ha dato una mano nella post-produzione, collettivi di Bologna che hanno fatto questo videoclip per un pezzo con Chuck D quando era a Bologna di passaggio, aveva un paio di ore libere tra l'albergo e il concerto, e hanno fatto questo murales, questo muro sotto un ponte a Bologna, Dimo, che è uno vabbè, storico, mi sa, del appunto legato alla storia dei primi del hip hop di Bologna, come grafico ha fatto gli artwork dei Sangue Misto, le primi artwork, primi vinili, altre cose, per cui è stato molto carino a dare già l'identità visuale, il logo del film, perché abbiamo fatto una scelta grafica e non di carattere, di personaggio, a mettere un personaggio nell'affiche. Abbiamo messo un lavoro grafico che è stato fatto su questo muro, sul quale è venuto fatto questo clip, videoclip, che è girato metà qua, metà ce l'hanno mandato da lì, l'abbiamo fatto insieme. E niente, sono un po' quelle soddisfazioni a livello professionista, perché appunto la gente, cioè che sei famoso, che ne sei famoso, sei giudicato su quello che sai fare, su quello che ti metti in gioco a fare in quel momento, cioè non importa perché tu ti chiami questo, perché tu sei di questo colore, alla fine non esiste, cioè esiste un'etica e la passione e darsi da fare. E niente, io poi ovviamente sono molto contento perché raccolgo feedback molto diverse, perché cioè, ogni pubblico ha dei feedback e vede delle cose molto diverse, che sia in Stati Uniti, che sia appunto anche in Stati Uniti, tra bianchi, neri, bianchi, centri sociali, piuttosto che università, piuttosto che festival, piuttosto che, cioè, che viene offeso da certe cose, cioè, piuttosto che viene fuori una scena dove non rispettano, perché e niente, per cui l'unica cosa con la quale vorrei chiudere è, ovviamente è un progetto indipendente della quale siamo molto fieri come squadra, il discorso della squadra è molto importante, grazie appunto al lavoro dello studio Duna, Undervilla, i ragazzi, i musicisti, tantissime persone. Niente, abbiamo la colonna sonora che è disponibile, che si può consultare, appunto è stata prodotta appunto da Studio Duna, per cui fate un favore se andate tipo a scaricarla, perché ci date un segnale che le produzioni indipendenti possano continuare, hanno un senso.
La stessa cosa per il film, c'è una distribuzione digitale per cui è disponibile su due piattaforme, una in Stati Uniti e l'altra è per l'Europa. Adesso abbiamo solo abbiamo il sottotitolo in italiano, come avete visto, per cui l'abbiamo messo disponibile su Vimeo, che è una piattaforma abbastanza conosciuta, che è un servizio di video on demand, per cui lo puoi guardare su quella piattaforma del Long Road. Qui vi invito in modo molto subliminale, ovviamente. Però, ecco, era da dire. A parte ringraziare ancora Cisim e la vostra attenzione e passione di fare... Sì, ho detto Cisim mettendoci tutti, Laura, Federica, tutti proprio. Ecco, grazie. Domande ancora, no? Dai.